Tutto secondo copione. Dopo aver vinto le recenti elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo in cui ha conquistato il maggior numero delle preferenze, Alessandro Palagi è stato confermato anche alla presidenza della 100 Giovani Calciatori Viareggio. Nel corso della prima riunione del nuovo direttivo, i consiglieri hanno infatti scelto il presidente uscente come numero uno del sodalizio bianconero, anche per i prossimi 4 anni. Vicepresidente è stato confermato Massimo Barozzi, vicepresidente vicario Renzo Pardini. Nei panni invece di amministratore è stato scelto Domenico Vetrò, che prende il posto di Stefano Poletti, consigliere braccio destro del presidente. Intanto ora si parlerà anche della squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A1 per sostituire i giocatori che sono partiti. A Forte le Marmi è iniziata invece la campagna abbonamenti dopo la vittoria del tricolore. La società spera di poter ampliare il numero rispetto all'anno scorso. È arrivata a Viareggio la nazionale senior guidata dal CT Massimo Mariotti in preparazione dei campionati europei di Alcobendas in programma dal 14 al 19 luglio. È il terzo raduno degli azzurri per questo collegiale. Il tecnico ha ridotto il gruppo dei convocati portandoli a 13. Gli azzurri dovrebbero rimanere a Viareggio per questa settimana.